Sinner va a conquistare la semifinale del Masters 1000 di Toronto in Canada contro Tommy Paul, famoso tennista americano, per 6-4 e approda direttamente in finale. Proprio in giornata odierna dovrà andarsi a vedere, quindi a scontrarsi con Alex de Minaur, uomo australiano numero 18 al mondo, che ha battuto in ben due set, 6-1, 6-3, Alejandro Davidovich, uomo spagnolo. L'americano aveva eliminato in maniera sorprendente, quindi tutto inaspettato, in semifinale Alcaraz, numero del mondo, favorito per il relativo titolo, mentre Sinner, vi ricordo che ha battuto Monfils, andando a battere in 3-7 per 6-4, 4-6 e 6-3. Sinner, dovesse conquistare il titolo in Canada, si andrebbe a trovare quindi nel miglior ranking di Berrettini, che si trova al numero 6 del mondo. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, complimenti a Sinner che in finale nell'ATP di Toronto in Canada ottiene la semifinale in due set e quindi va a pensare al futuro in grande, soprattutto al best ranking di Matteo Berrettini. Ciao!